Allora, siamo qui con, io sapete, la penso molto diversamente da voi, però devo ammettere che siete l'unico gruppo che si muove a livello giovanile, anche se abbiamo qua un elemento pessimo come la dico. No, ma è singolare questa intervista, forse il microfono avete pulito, certo, zitto, ma tu devi sapere che in televisione tutto è falso, quindi anche in questo caso abbiamo un microfono falso. Beh, hai l'idea musica innovativa, è grandissimo. Allora, stiamo facendo una petizione per limitare Equitalia, una proposta di legge che va presentata al Parlamento, una proposta di legge popolare. Equitalia, come sappiamo, sono degli usurai legalizzati. Esattamente, si sta allargando in maniera spaventosa, colpisce in maniera trasversale tutte le categorie sociali. Tutte le categorie, dalle imprese ai privati. A delle facoltà che, insomma, sono delle prerogative che solo Equitalia in questo momento, però mi fa impressione. Insomma, hanno la facoltà di fare indagini finanziarie, hanno la facoltà di applicare un tasso di interesse elevatissimo al di sopra della legge, quindi ci troviamo di fronte a qualcosa che va in maniera unitaria combattuta. Un abuso legalizzato. Un abuso legalizzato che abbiamo il dovere come cittadini di contrastare. Soprattutto perché poi a colpire sono sempre le fasce più deboli. Le fasce più deboli, giustamente. Su questo sono completamente d'accordo. Quindi noi siamo partiti da Maiuri e continueremo in tutta la Cossira con punti di raccolta per questa petizione popolare. Va bene, allora è una iniziativa che, nonostante dalla parte politica da cui provenga, devo ammettere che è positiva. Ma noi facciamo sempre battaglie di sinistra, Se noi stiamo facendo battaglie la xenofobia, puoi riprendere, è la mia ragazza, noi siamo xenofobi. Ma sfido chiunque a non accettare una ragazza di tale bellezza. No, ma tu devi fare un'intervista a lei, perché lei potrà confermarti che noi all'interno della sede di Casa Pound insomma, ripetutamente la picchiamo, perché proprio mandate lui a picchiarla. Va bene, allora alla prossima. Appena avrò il documento firmerò anche io, perché non mi sembra un'iniziativa, anche se devo dire voi fate delle azioni, la penso diversamente, però contro Equitalia e tutti uniti contro Equitalia. Va bene ragazzi, buona giornata. Ciao a te. Fate i calmi, non ascoltate nessuno, mi raccomando. Sempre. Ciao.